Sant'Abramo patriarca. Adamo fu il padre dei viventi, Noè il padre degli scampati, Abramo il padre dei credenti, perché ebbe fede, credette nelle promesse del Signore e rispose sempre di sì, facendo la volontà di Dio senza incertezze e senza riluttanza. Abramo viveva in una grande e ricca città della Caldea, dove palazzi si coronavano di giardini e dove i templi toccavano il cielo con i loro fastigi, non ad adorare però il vero Dio, ma idolatricamente il sole e la luna. Una notte, mentre dormiva sul suo comodo letto, nel suo splendido palazzo, Dio lo chiamò a voce alta, cioè lo vocò. Abramo, esci dalla tua terra, abbandona la tua patria, la tua città, la tua casa, rinunzia alla tua vita, io ti farò capo di un popolo grande, il tuo nome sarà benedetto da tutte le nazioni. Abramo seguì la vocazione e rispose, eccomi. Lasciò la sua ricca casa, la sua bella città, la sua comoda vita per obbedire al Signore. Divenne pastore, visse sotto la tenda, nella nuova terra assegnatagli da Dio, e che si chiamava Canaan. Nella nuova vita di nomade, cioè di pastore sotto la guida paterna di Dio, l'aveva seguito la moglie Sara. Fedele ed intrepida, saggia ed austera, ma sterile, e quindi ombrata dall'alta malinconia di non essere madre. Da 40 anni Abramo si era fatto pastore e già toccava i 100 anni, Sara ne aveva 80. Il fiore della speranza ormai era caduto nell'anima dei due vecchi coniugi. Ma una notte Abramo si sentì chiamare fuori dalla tenda. Era una serena notte stellata. Il Signore gli disse, «Abramo, guarda il cielo, la tua discendenza sarà più numerosa e più fulgida di tutte le stelle che vedi nel cielo». E Abramo attese fidente. Un giorno d'estate si presentarono alla sua tenda 3 giovani bianco vestiti. Abramo li accolse benignamente e disse a Sara di preparare 3 pani di fior di farina e di cuocere il vitello più tenero. E mentre mangiavano, i giovani chiesero di Sara. «E qui sotto la tenda», rispose Abramo. «L'anno venturo», dissero gli ospiti, «essa ti darà un figlio». Sara, sotto la tenda, ascoltava i discorsi. E a queste parole rise. L'anno dopo ebbe un figlio, chiamato Isacco, che voleva dire riso. E venne dopo alcuni anni il giorno della prova. Isacco era cresciuto florido e ridente, ma una notte Abramo udì ancora la voce del Signore che gli ordinava la cosa più atroce che si potesse immaginare. «Prendi il tuo Isacco e vai sul monte che ti indicherò. Ucciderai il tuo figlio in sacrificio per me». Anche questa volta Abramo obbedì, prese il bambino, il coltello del sacrificio, la legna per il fuoco. Giunto sul monte, drizzò l'altare. Vi pose sopra il proprio figlio, il riso suo e della sua Sara, pronto al sacrificio che gli strappava l'anima. Ma quando aveva già alzato il coltello, la voce di Dio lo chiamò ancora. «Abramo, Abramo, eccomi, Signore, sciogli il fanciullo e sacrifica il capro che ti è accanto.
Ora ho conosciuto davvero che temi il tuo Dio e che gli sei fedele fino al sommo sacrificio. Allora sul viso rugoso di Abramo si sciolse il pianto della consolazione. Rideva e piangeva, mentre nell'aria risuonavano le parole della benedizione di Dio. Io ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, come l'arena che è sul lido del mare. E nel tuo nome saranno benedette tutte le nazioni della terra. Adamo era stato il padre di tutti gli uomini, di coloro che vivono e muoiono, che si salvano e che si perdono. Ma Abramo è il padre di tutti coloro che si salvano, il padre degli eletti, il padre di coloro che, ascoltando e seguendo la vocazione divina, credono in Dio e nelle sue promesse. E Sara, sua moglie, è chiamata da Isaia la madre del popolo eletto, mentre San Paolo la indica come il simbolo della libertà cristiana in contrapposizione ad Agar, la schiava che aveva dato ad Abramo un figlio prima di Isacco e che è il simbolo della schiavitù. Quello della schiava Agar e di suo figlio Ismaele è uno degli episodi più penosi della Bibbia, ma va interpretato nel senso allegorico, cioè nel senso che Ismaele rappresenta il figlio della schiava e Isacco invece è il figlio della donna libera, dalla quale discende il popolo eletto. Libero e pronto perché guidato soltanto da Dio, che è sempre padre amoroso e mai odioso tiranno. Oggi festeggiamo anche Santa Sara, sposa di Abramo, San Dionigi l'Areopagita, vescovo e confessore del primo secolo, Santa Publia, abbadessa del IV secolo, e tutti i santi del Paradiso, pregate per noi. Amen.